Buonasera a tutti, grazie per esservi uniti a noi questa sera. Non so se ci sono introduzioni da fare, saluti istituzionali, o altrimenti andiamo direttamente nel vivo della nostra presentazione. Credo che l'ospite di questa sera in realtà non abbia bisogno di essere introdotto in alcun modo. Doveva fare un'introduzione? Prego. Sì, dove... No, prego. Buonasera a tutti. Io porgo i saluti dell'amministrazione comunale della città, di tutti i consiglieri, del suo presidente e del sindaco Giovanni Politano, che rappresento come vice sindaco in questo momento. Volevo salutare e ringraziare l'accoglienza sempre particolare di questo santuario. Quando si arriva qui c'è sempre la stessa emozione ed è sempre la prima volta, perché crea un'emozione particolare entrare qui, quando ci sono emozioni in ognuno di noi e bisogno di ritrovarci. Io volevo quindi ringraziare il provinciale, padre Trebisonda, tutti, dico tutti, coloro che sono accanto a padre Trebisonda e che lavorano, che sono i frati di San Francesco, che sono la famiglia della città di Paola, la famiglia spirituale che si unisce alla famiglia della nostra amministrazione, del sindaco Giovanni Politano. Un'amministrazione giovane che porta come messaggio quello che poc'anzi abbiamo ascoltato, una politica di servizio, una politica per la collettività, una politica che lavora per il singolo e che accoglie le istanze di tutti coloro che hanno dei bisogni. Mentre se noi abbiamo dei bisogni psicologici di grande forza, quando abbiamo bisogno di forza, troviamo qui, nel santuario della città, la nostra casa e il nostro tormento si placa. E di questo, a nome della nostra amministrazione e di tutti i cittadini della città di Paola, delle famiglie della città, io ringrazio. E poi è stato meraviglioso entrare e vivere questa grande emozione di questa celebrazione di stasera, che si è unita a padre Trebisonda, a tutti i frati e che ha avuto come organizzazione e come voce autorevole, affettuosa, calda e grandemente portatrice di cultura, quella cultura teologica di cui oggi, in questo momento in cui cerchiamo la pace, noi abbiamo bisogno. Ringrazio il cardinale Gerard Müller, teologo tra i massimi esperti in materia di dottrina della fede e prefetto emerito della Congregazione per la dottrina della fede, secondo tedesco dopo Joffre Ratzinger, che è stato alla guida della Congregazione per la dottrina della fede. Cardinale Müller, io l'avevo seguita, l'ho seguita nel suo cammino della vita, grandemente donatore di equilibrio, di cultura, e poi sono stata vicina al suo libro Povera per i poveri, la missione della Chiesa, un meraviglioso libro che parla della povertà. Chi di noi non si sente a disagio nell'affrontare ancora la sola parola di povertà? Ci sono tante forme di povertà, quante ne stiamo attraversando,
in questo momento dopo Covid, quante famiglie l'hanno incontrata e non la conoscevano. Povertà fisica, economica, spirituali, sociali e morali. La povertà anzitutto come assenza del potere economico. E quindi chi non possiede il denaro viene considerato nella misura in cui non può servire nulla. Chi non ha denaro non ha potere. E invece il cardinale Müller porta nel suo cammino di vita un messaggio grande a tutti coloro che cercano la stima di sé, a tutti quelli che si vogliono riconoscere. E anche in questo testo porta questo messaggio importante, che fra poco lui deluciderà, o per meglio dire, io ringrazio e saluto anche colui che è accanto, che credo che sia, ecco, la persona che ci indicherà e ci spiegherà veramente il messaggio che il cardinale ci vuole lasciare. Io lo ringrazio a nome di tutti, lo aspettiamo domani nella nostra sede istituzionale del nostro comune, che è la, diciamo, l'aula consiliare, dove tutto si decide, dove noi prendiamo con la nostra responsabilità decisioni importanti, decisioni in cui, che noi affidiamo a lei, ci affideremo a lei, come lei in questo momento avrà ha avuto tante persone che si sono affidate a lei. Lei non sa quanta gente ha messo nelle sue mani questa sera in quella benedizione, tante ansie che tutti di noi viviamo. E a volte quando arrivano queste persone eccezionali, no? Che sono i grandi della Chiesa, che hanno studiato, lavorato, che hanno portato avanti messaggi importanti, uno straniero di grande italianità, che noi ce lo siamo sentito, un italiano, un nostro concittadino, in pochi minuti ha avuto questo potere. Solo i grandi, le grandi personalità, le persone che incontrano, che danno quella cultura generale, quell'indicazione sulla strada della vera religiosità, ci fanno ritrovare come il filo d'Arianna il senso della nostra vita. Io lo ringrazio per l'arricchimento che ci ha dato, per quello che ci darà, con i suoi scritti che ha dato a tantissimi, a tantissime persone che hanno attinto come fonte. Chi è la fonte della cultura vuol dire che è la forza della nostra vita, che ci danno la forza di rispondere e di avere un senso, di lottare contro il male, perché con la cultura abbiamo la possibilità di essere persone libere, di superare la violenza, la lotta, le lotte intestine e di vincere sul male. Cardinale Ratzinger, io le affido la città di Paola, con le sue preoccupazioni, con le sue ansie, con le tensioni, con i disagi delle famiglie del nostro paese che attraversano dopo questo grande male che ha afflitto e che ci ha divisi, addirittura nelle nostre case. Abbiamo avuto le stanze chiuse e persone che non si incontravano nella stessa famiglia. E allora io la ringrazio per essere qui, per il suo messaggio che porteremo anche nelle scuole, anche ai giovani, e con la sua presenza questa sera ci ha dato dimostrazione che le grandi personalità, le persone che hanno quella vera cultura, ci danno la speranza che forse il mondo può cambiare. E come dice Papa Francesco, noi non perderemo mai la speranza, con la fiducia che lei questa sera ha dato in questa meravigliosa grande Chiesa, dove tutti ci rifugiamo, illuminata sì da tanta luce, ma illuminata dal bene che emana da tutti coloro che vivono in questa struttura e che danno la possibilità anche al nostro Paese di ricevere quella benedizione e di seguire quel senso della carità che, come diceva Paolo VI, è la politica vera, quella di servizio che noi ci auguriamo di poter offrire alla città per essere meritevoli del ruolo che abbiamo. Grazie. Eminenza reverendissima, nella suggestiva cornice di questo celebre santuario di Paola, a nome mio, di tutti i membri della Fondazione San Francesco di Paola Onlus e dei frati e delle suore di questa comunità religiosa,